sono chi ci ha fede, il lato umano dello sport. Energia. E si parla di energia. Sai che sembra semplice, ma dobbiamo dosare le nostre energie per rendere al meglio. E con Energia Vitale, lo spazio che Egeria Energia ci offre, capiamo come gestisci tu le tue energie. Energia Vitale. Egeria Energia dà tutto al business, dal riscaldamento, al gas, insomma quello che serve. Ti do 5 voci. Famiglia, lavoro, sport, svago e ti lascio una voce libera. Attenzione alle percentuali, ti chiederò quanto dedichi di energia in queste cose. Ok. Famiglia, percentuale. Famiglia, oggi con i miei figli che sono dei martelli clamorosi. Quanti anni hanno? Hanno 13 anni e 8, ma soprattutto quello di 8 è una roba pesantissima, quindi oggi l'energia andiamo al 60%. Caspita, devi gestirti un 40% per tutto il resto. Però anche perché devo dire che l'energia, cioè avendo comunque avuto un'infanzia un po' particolare, quindi dove mio padre era sempre fuori per lavoro, quindi per me oggi essere padre è essere padre a 360 gradi, cioè quindi portarli a scuola quando posso, sbattermi il più possibile per loro, portarli a calcio, guardare come fanno, le loro paure, le loro debolezze, anche con ragazzi di 13 anni che cominciano a arrivare in un'età abbastanza delicata, e quindi sono veramente centrato nel volerli crescere. Voglio dare, non che io non avessi avuto una figura, l'ho avuta in un'altra maniera, perché proprio con l'esempio della fatica, del sacrificio, del lavoro. Oggi, io avendo un po' di tempo in questo momento disponibile, cerco di veramente dar tutto loro, quindi 60%, volevo anche alzarla, ma rimaniamo col 60%. Lavoro. Lavoro, quante ne ho ancora dopo, cosa c'è hai dopo? Un 40% e hai lavoro, sport, svago e voce libera. In questo momento mettiamo il 20% perché seguo le partite, faccio anche un po' l'opinionista, però mettiamo un 20%. E siamo ad 80. 80. Sport. Ecco, sport va bene, ci sta perché ci sta. L'altra è? Hai ancora lo svago e una voce libera. Allora facciamo sport, facciamo anche il 5% perché ultimamente sono anche scandaloso, sto facendo poco sport. Non va bene questo. Sto facendo poco sport, ma perché mi sto dedicando un po' alla famiglia e sto cercando delle situazioni per una squadra da andare a allenare. Quindi però in questo momento qua mettiamo il 5%, ma di solito però okay. è parte alta della percentuale. Sì, sì. Svago. Ti svaghi? Ma devo dire che non sono uno che... No, ma anche lì stiamo bassi, siamo anche a un 5% perché nel senso ultimamente poi cerco di essere sempre, ripeto, con la famiglia o non vado poi a troppi svaghi, non sono uno che adora viaggiare e quindi no, stiamo bassi, va bene il 5%. 90%, un 10% per una voce libera, qualcosa che ti appassiona, che ti piace, a cui dedichi qualcosa delle energie della tua vita. Beh, oggi, visto che per il compleanno mio figlio ha preso un cane, quindi porto in giro il cane, però ecco, il 10% è tanto, però insomma è un altro svago che comunque in questo momento qua, quando poi porto il mio a scuola e sto anche con lui, mi rilassa, mi fa star bene, quindi mi piace anche, quindi va bene anche il 10%, quindi in questo momento qua diciamo che le percentuali di energia che sto consumando sono queste, però è anche vero che dovessi poi allenare, allora dopo veramente mi butto a capofitto sul certo. Lavoro e cambio. Però in questo momento qua sicuro. Onore. Pronto a tirare fuori la tua interiorità? Prontissimo. My Music. Alessio, la nostra Mimì Sarà Band è pronta per farti emozionare. Okay. Primo brano, ragazzi. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. In fondo viene sera e tornerò da te. È andata come è andata, la fortuna è di incontrarti ancora. Sei bella come il sole. Sole, a me mi fa impazzire, oh,
Eccezionale la nostra Claudia. Ragazzo fortunato. Sì, quando mi hai detto no, le canzoni, io ne avrei voluto mettere mille di canzoni, perché la musica è parte integrante di me, ma penso un po' per tutti, no? Dove hai veramente delle canzoni che ti ricordano delle cose. La musica tocca delle corde interne. Tocca delle corde interne molto, molto importanti. E quindi quando mi hai chiesto, poi io sono andato un po' a focalizzare, no? I miei punti della mia vita dove mi hanno contraddistinto a me personalmente. Quindi ragazzo fortunato appunto perché, indipendentemente che sono un fan di Jovanotti, ma perché, tornando indietro nella mia carriera, veramente veramente uno su mille, o se non di più, ce la fa. Dovevamo cantare Morandi allora. Anche, poteva essere anche Morandi, però ecco, questa è anche, era bella, solare, felice, piena di vita, piena di emozioni, ma soprattutto rispecchia un po' anche me, perché mai e poi mai avrei pensato a 19 anni di arrivare alla Juventus, di esordire con quella squadra, di vincere così tanto, di fare una carriera così, di riuscire a guadagnare questi soldi che mi possono dare una mano. Però, indipendentemente dal rispetto economico, no, ragazzo fortunato, perché penso, se ti piace il calcio, come può essere la pallavolo, il basket, qualsiasi attività, vai sempre a sognare, no, di poter un domani riuscire ad arrivare. E quando poi a 17 anni nell'Atalanta sono riuscito a esordire in Serie A, lì veramente mi sono sentito un ragazzo fortunato, un ragazzo che con sacrificio, con tenacia, perché non ti regala mai niente nessuno nella vita, quindi devi sempre lottare, devi sempre battagliare in tutte le cose. Ho messo un ragazzo fortunato perché mi sono sentito e mi sento tuttora un ragazzo, ora purtroppo un po' più grande, con un po' più di età. Ma sei sempre un ragazzo. Un po' più di età, però fortunato. Quindi è una canzone che ho voluto tenere e che mi ricorda tante belle cose anche della mia, quando avevo 19, 20 anni. Prossima canzone. Una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Band, una storia importante, Eros. Ecco. Questa, quindi, perché scegli questo brano? Beh, Eros che faccio sempre un saluto ogni volta che parliamo di Eros, perché è un juventino malato, quindi ci ha sempre seguito, sempre appassionato e tutto. Però è una storia importante perché comunque abbiamo parlato, no, dei miei genitori, però ho due figli grazie a una compagna. E quindi quando... Sì. E quindi è una storia importante perché... Quando eravamo giovani, che ci eravamo conosciuti a Torino, lei ascoltava molto Ramazzotti e ascoltava sempre questa canzone. Quindi la tua canzone d'amore, questa. La mia canzone d'amore. Bravi. No. Come si chiama tua moglie? Lori, la salutiamo. Quindi una testa così, no, con questa storia importante, però è anche veramente stata per me una storia importante, perché dopo uno gioca a calcio, abbiamo parlato di pressione, di delusioni, di vittorie, però sei un uomo, hai le tue paure, le tue forze, le tue debolezze, quindi anche una persona vicino ti può dare una grossa mano. Ecco perché penso che una compagna di un calciatore oggi o quando ho giocato io possa essere una figura importante. E quindi mi ricordo questo... Questa è dedicata a lei perché è una storia importante, perché per me tuttora continua, una storia importante, mi ha dato anche due figli, ma anche nei momenti di 11 anni della Juve non è che sia poi tutto bello, facile. Non è semplice, no. Per una compagna di un calciatore, tra l'altro con la tua carriera, stare vicino, insomma, a Bravissima. Tutto ciò. Quindi brava Lori! Brava. E devo dire che poi ha avuto anche la forza, il coraggio di poi venire in Spagna con me, perché comunque lei vive a Torino, aveva anche tutte le sue comodità. A Torino invece ha preso, siamo partiti con un figlio che stava nascendo e quindi è stata una bella esperienza. Quindi questa è un'altra canzone importante nella mia vita. Ultimo brano per Alessio Tacchinardi.
the moment you're on, you better never let it go. You only get one shot tonight, it's a chance to blow. Opportunity comes one in a lifetime. You better lose yourself, the music, the moment you're on, you better never let it go. You only get one shot tonight, it's a chance to blow. Opportunity comes one in a lifetime. Questa spinge. Dai, spinge, spinge davvero. L'hanno fatta benissimo. Molto, poi. Molto. Lose yourself. Sì, perché parlavamo prima, no, della finale poi di Champions League, quegli anni lì. Io ero un giocatore molto adrenalinico nel campo, no? Molto aggressivo, che proprio vivevo nel competere con l'avversario, nel superare i miei limiti, superare l'avversario, cercare di dare sempre il massimo. E quindi un giocatore molto aggressivo. E la musica per me era una parte importante nel pre-partita, cioè dall'albergo col pullman andare allo stadio e poi nel riscaldamento. Noi allora oggi fanno il riscaldamento nel campo, ma prima, quando giocavamo noi, si faceva nelle palestre, per non rovinare il campo si faceva nelle palestre, quindi con le cuffie in testa ci riscaldavamo, no? Chi aveva la voglia. E quindi io questa canzone, Eminem, ma soprattutto questa canzone, la mettevo proprio prima del fischio d'inizio addirittura, quindi mi caricavo tantissimo. Grinta. E mi dava energia, mi dava forza, quindi mi è sempre piaciuta musica aggressiva prima delle partite, ma questa in particolare è stata quella che mi ha un po' veramente cercato di spingere sempre al massimo, perché era una canzone che proprio da duello, da battaglia sportiva, e quindi ho voluto mettere quella, perché ho voluto mettere un po' varie sfaccettature, no, di musica, e questa rispecchiava il Tacchinardi prima delle partite, l'aggressività, e questo mi portava a aumentarla ancora di più. Senti, a proposito, tu come te la cavi con il fai da te? Mi arrabatto. Tra il dire e il fare cosa c'è? Di solito. Tra il dire e il fare c'è il mare. E invece in questo caso ci sono Bricofer e Black & Decker, quindi andiamo perché capiamo come te la cavi con tra il dire e il fare. Nel nostro angolo Bricofer e Black & Decker, tra il dire e il fare. Adesso ti mettiamo alla prova. Allora, avrai 60 secondi, caro Alessio, per fare il maggior numero di fori e mettere il maggior numero di viti. Alle tue spalle hai coloro che ti hanno preceduto con punteggi, come vedi, il massimo è stato fatto dal bomber del nostro nuoto azzurro con 10 viti. Ma la tua sfida, aspetta, perché la tua sfida adesso, virtualmente, devi vincerla almeno contro Lucianone Moggi, che nella precedente edizione ha fatto 5. Ce la farai? Ma ci proviamo, allora, ci inizia proviamo. Ad attrezzarti, allora. Guanti e occhiali. Occhiali, anche perché se perdo col direttore mi chiama subito. Hai capito? Mi chiama subito e mi massacra, quindi... Impegnati. Mentre tu ti sei preparato, rispondimi vero o falso. Nella gamma fai da te di Black & Decker c'è anche la smerilatrice a batteria? Vero. Verissimo. Black & Decker è stata fondata nel 1950. Fai due conti? Bravissimo, infatti nel 1910. Allora, pronti? Ah. Countdown. Non c'ho già una in più, visto che ho risposto perfetto? Ci penseremo, vediamo. Vabbè. Come ti comporti. Vabbè. 60 secondi, ci siamo? 3, 2, 1, via! Vai, vai Alessio, vediamo cosa sai fare! Vai, già si vede la potenza! Il nostro cronometro è partito! Allora, la tecnica di Alessio è questa, sta bucando. Buca più non posso! E siamo a 43 secondi! Ok, sentiamo anche i suggerimenti, c'è di tutto. Adesso va con le viti e noi siamo al 36, 35. Vai che va. 28, 27, vai Ale. 6 a 3, ricordati che Moggi ne ha fatti 5. 20, 19, 18, 15. Hai solo 15 secondi, Ale, 15 secondi! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ogni tanto si bloccava però, eh! Allora, 1, 2, 3,
4, 5 e già la vittoria contro il direttore è andata. 6, 7, 8, 9 per una sola! Caspita! Secondo classificato. Vabbè, dai. Secondo classificato, ecco qua. L'importante è battere il direttore, quella era la cosa importante. Però, essendo un competitivo, ci tenevo a vincere. 9, hai un pazzesco. Secondo posto. Beh, in caso vi richiameremo nel finale, vi mettiamo uno contro l'altro. Ok, allora, ritorniamo alla nostra postazione perché abbiamo una sorpresa per te. Va benissimo. Andiamo. Ed eccoci! Per ora secondo classificato, però non te la sei cavata affatto male, Alessio, devo dire la verità. 9 buone, sono sul podio. Senti, noi ti vogliamo mandare a casa con un ricordo di Solo chi c'ha fede, perché ci hai raccontato davvero il tuo lato umano e abbiamo ascoltato con grande piacere e sei un esempio per tanti giovani. Allora, prima del nostro regalino, un consiglio per chi si deve approntare alla tua carriera. Ma io penso che oggi poi sia anche molto più difficile, no, rispetto alla mia età, perché ci sono tante cose anche fuori dal calcio diverse, molto più troverete pericolose. Quindi è veramente stare con la famiglia, ascoltare la famiglia. Se vai in una società di calcio, ascoltare veramente gli allenatori che vogliono cercare di farti crescere come uomo e tutto, e divertirsi. Divertirsi perché penso che in questo momento qua sia l'aspetto più importante, visto tutte le problematiche che ci sono fuori. Andare in un campo da calcio, giocare a calcio, divertirsi e avere sempre la voglia di migliorare e di imparare, però sempre costruire sulle labbra, sempre con grande carattere, con grande tenacia, con grande forza, cercare, come ho raccontato io, un sogno, perché è un sogno quello che ho avuto la fortuna di accarezzare io, sempre con costanza e determinazione, ma sempre col sorriso e serenità delle famiglie e per i giocatori, per i ragazzi che vogliono crescere, perché è lunga la strada, è lunga e difficile, però se hai gli ingredienti buoni... Bisogna avere fede e non mollare. Bisogna avere fede e non mollare. Vai. Alessio, questo è un omaggio da parte di tutto il nostro team di Solo chi c'ha fede, arriva dalla Giordania, il nostro Hilal ha creato, ed eccoti qua, Alessio Tacchinardi, secondo Hilal Ashour. Grazie. Così grazie. Hai un ricordo nostro da portare con te. Grazie. Grazie. Allora, rimani qua con noi perché abbiamo i nostri Fast Food Freestyler, la nostra band, quindi salutiamo tutti quanti e diamo appuntamento a venerdì prossimo alle 22:40 su Sport Italia per il lato umano dello sport. Abbiate fede perché torniamo alla grande. Ciao! Solo chi c'ha fede, 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 solo chi c'ha fede. Solo che c'ha fede, solo che c'ha fede.